Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. Questo è un video assolutamente improvvisato nel quale volevo fare quattro chiacchiere approfittando di farmi una bella maschera viso. Quindi parto subito con dirvi che ho appena usato questo prodotto di Pixi che si chiama Peel and Polish. Ok, non lo vedo neanche io, figuriamoci se lo vedete voi. Cominciamo bene, cominciamo bene. Questo è un prodotto che ho fatto in bagno perché va risciacquato. Si applica un peeling enzimatico che contiene però anche dei piccoli microgranuli. Quindi si applica, si tiene in posa 2 minuti e se non avete la pelle troppo sensibile, si massaggia un pochino per fare una seconda fase di esfoliazione meccanica mentre si risciacqua. L'ho sciacquato, ho asciugato la faccina e adesso vado a tamponare il tonico di Pixi, il Rose Tonic, che è quello più delicato che sto usando adesso al mattino praticamente. Lo vado a picchiettare per riequilibrare il pH. Questo tonico è molto carino dal punto di vista della delicatezza. L'unica cosa che io non gli perdono, ma perché sono rompiscatole io, è che ha un odore di rosa molto dolce, ha un odore di rosa con anche una puntina di miele che a me non piace come profumazione, però insomma stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo. Ok, è un ottimo tonico. Vado a fare questa maschera che non ho mai fatto, che è una maschera di Glam Glow che si chiama Tears, sì, MUD, Hydrating Treatment, lasciamo stare l'inglese che in questo momento, come vedete, è sigillata. Questa l'ho presa a New York, ma non l'ho ancora provata. Ho scelto di fare questa maschera perché c'è scritto che si può tenere in posa dai 10 ai 20 minuti e poi scegliere anche, invece che di togliere via l'eccesso, di lasciarla, cioè di farla assorbire. Quindi non occorre risciacquarla. Vi dico che ha un ottimo profumo, il colore non è bellissimo, è un beigiolino. Cacchetta strana, però è molto molto morbida e è una maschera idratante, quindi si può tranquillamente lasciare sul viso e se non si assorbe da sola si può togliere l'eccesso con una velina, non c'è scritto di sciacquare. Ma si può anche lasciare tranquillamente, cioè massaggiare fino all'assorbimento. Non so quanta metterne perché, ma io direi che questi sono, io non ci vedo, non sapremo mai quanti ml sono perché non avendo una lente di ingrandimento non posso scoprirlo adesso. Scusate, l'età che avanza, no, sono orba da tempo, non è l'età. Allora, perché sto facendo questo video? Fondamentalmente perché non cavolo da fare. Ecco, allora, cominciamo a dire che chiedo scusa a tutti coloro che in questo periodo vivono magari nelle zone dove sono io o comunque anche nel resto d'Italia, mi sto pulendo le mani con una velina mentre parlo, e che hanno una marea di problemi perché devono andare a lavorare nonostante tutto, perché hanno 3 bambini, 6 cani, 12 gatti in casa da gestire, 4-5 suocere che stanno a fare la quarantena con loro. So, capisco che ci sono problemi più gravi del mio in questo momento in Italia. Io sono sola a Reggio Emilia e stavo seguendo un corso, quindi il corso si è bloccato e sono totalmente nulla facente. Questo fa sì che io, come dire, non veda degli esseri umani per le prossime settimane. Ho deciso che non posso restare dentro casa a guardare solo post su Facebook, Instagram, scemenze varie, a bottarmi in televisione. Tra l'altro ho un mal di schiena tremendo perché ho passato, io sto registrando questo video di lunedì pomeriggio. Lunedì 9 marzo, sì, direi di sì. Ieri ho passato la giornata proprio in divaning estremo, uno dei miei sport preferiti. Ma c'ho un mal di schiena perché devo aver assunto delle posizioni sbagliate sul divano e che non fanno assolutamente bene. Per cui
cui ieri sera, guardando l'agenda, ho capito, lo so, forse ci eravate arrivati voi molto prima di me, ma io sono un po' tarda su queste cose. Ho capito che in realtà fino al 3 aprile la mia vita sarà molto, molto casalinga. E mi sono detta, non puoi abbrutirti su un divano guardando TV e cose, ma io non guardo la televisione, tra l'altro, io sulla TV guardo solo video su YouTube, ascolto musica, non guardo programmi televisivi da tempo immemore, tranne una perversione. Perché non c'è altro modo per definirla. Ogni mercoledì sera guardo Chi l'ha visto. E mi piace anche tantissimo. Se volete disiscrivervi dopo questa dichiarazione, fate pure, ma invece se ci sono fan di Chi l'ha visto, mettano un mi piace a questo video. Su, siamo tutti affetti dalla stessa malattia. Va bene. Perché sto facendo questo video? Non lo so. Perché ho deciso che voglio darmi un programma. Cioè, ci sono 4 settimane da qui al 3 aprile. Prima di quella data il mio corso non riprenderà di sicuro. Io non so bene che fine farò, nel senso che ci hanno comunicato, che, una parte di noi ha superato un esame scritto che avevamo fatto. Io sono tra quelli, ho passato l'esame, ma siccome le cose sono cambiate tanto e sono ancora in via di cambiamento, per accedere alla seconda parte del corso siamo troppi. Ci faranno sapere quanti prenderanno al corso che si farà a questo punto ad aprile, se va tutto bene, e quelli che prenderanno al corso saranno anche quelli che poi faranno dei mesi di lavoro con loro. Ma a sto punto non è sicuro neanche quello, nel senso che comunque anche per loro è tutto da ricalcolare, tutto da rivisitare. C'ho un sacco di... Io vi giuro che la luce di questo cellulare mette in luce i miei bellissimi capelli bianchi, che normalmente si vedono molto meno quando mi guardo allo specchio sotto altre luci, ma non fa niente, voi non ci fate caso, tanto non mi deve bene nessuno. Tra l'altro i miei capelli, no, non me li sciolgo, adesso ho la maschera sulla faccia, sono puliti perché io ho voluto iniziare questo Motivational Monday, lo chiamano le youtuber, quelle che fanno i video, faccio un sacco di cose. Sì, va bene. Comunque, ho voluto iniziare questo lunedì facendomi una bella doccia e shampoo stamattina e poi cambiando, cioè ho tolto il copripiumino, le lenzuola dal letto, adesso ho appena finito di sistemare la camera da letto perché ho deciso che il mio programma di queste 4 settimane sarà bello vasto. Ho un block notice qui, poi passerò tutto sull'agenda in bella. Dove vado a fare la to-do list, perché se non scrivo qualcosa in inglese spesso ho sbagliato. Non so se qualcuno si è accorto che la prima anteprima del mio video no buy era scritto male. Perdonatemi. Sono di un'ignoranza cosmica, però lo sto studiando l'inglese, anzi lo studio dell'inglese è nella to-do list di queste 4 settimane. Scusate, ho appena capito che se scrivo trema tutta la scrivania e trema anche l'inquadratura, quindi devo scrivere non appoggiata alla scrivania. Ok, non l'avevo capita questa cosa, perdonatemi. Controllo il tempo anche per evitare che qualcuno si tagli le vene, non voglio persone sulla coscienza, ecco, in questo periodo meglio evitare. Allora, che cosa voglio fare in queste 4 settimane? Innanzitutto voglio fare le pulizie di casa, belle approfondite, una stanza al giorno. Oggi ho cominciato dalla camera da letto, mi piace vincere facile. Nella mia camera da letto c'è praticamente l'armadio, il letto e un tavolinetto dell'IKEA di fianco al letto che fa da comodino. Capirete che pulire di fino la camera da letto, che basta fare una spolverata a tutto e passare lo Swiffer, l'aspirapolvere e la pezzetta per terra per lavare il pavimento, insomma, ecco, devo ancora rifare il letto perché si sta asciugando il pavimento, per cui poi la camera da letto è a posto. Io sono a posto, nel senso che sono tutta bella lavata, sciampata. Di solito, beh, per quello che avevo detto, ho fatto doccia e shampoo stamattina, di solito io non faccio trattamenti viso dopo lo shampoo perché cerco di farli quando ho i capelli non puliti e poi me li lavo.
Ma visto che questo era semplicemente uno shampoo di pulizia, non uno shampoo che mi serve che duri a lungo perché non voglio farlo prima di 2 o 3 giorni, devo andare di qua e di là, me frega niente. Se questa maschera non sporca niente, secondo me, anche perché non l'ho messa all'attaccatura dei capelli. Però se anche i capelli dovessero uscire un po' appesantiti da questa maschera, tra l'altro sulle lunghezze ho messo un po' di maschera in più per capelli, proprio perché ho detto tanto, chi se ne frega. E quindi mi sono persa ancora una volta nei discorsi. Innanzitutto, scrivete nei commenti come va, come state vivendo questa situazione, se siete più impegnati di prima, appunto perché magari avete i bambini a casa e dovete comunque andare a lavorare, o se siete, molto in casa e non sapete come organizzare e gestire le cose. Io ho deciso che con 4 settimane di stop totale di vita, praticamente, cioè, non esiste che poi quando riprenderà tutto alla grande, avrò tutti gli impegni, avrò tutte le giornate piene, perché se dovessi andare in porto questo lavoro sarebbe tra l'altro dal lunedì al sabato, non esiste che poi dico ah, quella cosa non la posso fare perché non c'ho tempo. No, devo averla fatta prima, adesso che non c'ho niente da fare, così mi occupo anche la giornata. Per cui abbiamo detto le pulizie di casa, una stanza alla volta fatta per bene. La stanza da letto è fatta, domani penso di fare questa stanzetta, anche perché voglio girare un video di un progetto smaltimento prodotti, che ovviamente ricomincerà quando mi comincerò a truccare tutti i giorni, perché insomma, non è che per smaltire i prodotti mi trucco per stare in casa come una scema, cioè se una si trucca perché gli piace star truccata anche in casa è un discorso, ma mettersi, cioè imporsi mi devo truccare tutti i giorni per smaltire i prodotti cosmetici, no, 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 no. Per me non ha una logica e un senso. Però voglio comunque, ecco, fare questo progetto. Questa stanzetta di cui voi vedete è praticamente solo un angolo, in realtà non ha molto altro oltre a questa scrivania, due mobiletti e un puff contenitore, quindi non è difficile da pulire. Cioè, la cosa importante è dare una sistemazione al marasma che c'è qui. Una cosa di cui sono molto orgogliosa è che i pennelli trucco sono tutti puliti e profumati e appoggiati in questo contenitore perché visto che non mi sto truccando da qualche giorno li ho lavati e li ho messi qui tutti belli, cioè li ho messi prima ad asciugare in piano, non li metto ad asciugare così perché si deformano le setole. E poi adesso insomma devo fare un po' di ordine, di sistemazione, perché per fare un progetto smaltimento serio che possa essere veramente effettuato quando mi trucco al volo la mattina, io devo avere le cose a disposizione davanti a me, non andarle a pescare da una parte e dall'altra come faccio nei video, che però li faccio a tempo perso quando non c'ho fretta. Tra l'altro, questi due simpatici amici, che sono le cicatrici di due enormi brufoli che mi sono spuntati qualche settimana fa in concomitanza col ciclo, essendo proprio in zona blush, a me è venuto il dubbio che possano essere colpa di questo blush di Yves Saint Laurent vecchio. E ho deciso per il momento di accantonarlo, nel senso che voglio vedere se mi spuntano altri mostri di questo tipo. Tra l'altro vi dico, vabbè, per il Festival della Sfiga, quando questi due brufoli erano al pieno del loro splendore, io sono dovuta andare a farmi la fotografia per la nuova carta d'identità e temevo di vedere per 10 anni i brufoli sulla carta d'identità, ma non c'è stato problema perché la foto della carta d'identità in bianco e nero sulla carta d'identità, quella nuova adesso, diciamo, fatta come una tesserina da carta di credito, è talmente triste, è talmente che spiana tutto che non si vedono neanche i brufoli, ma proprio triste. Dove eravamo rimasti? Sto parlando da 14 minuti. Sappiate che potrei fare anche un video tutti i giorni io in questo periodo. Non vorrei che questa cosa potesse risultare una minaccia e vi disiscrivete tutti e 21. Tra l'altro c'è stato un giorno in cui ho visto che avevo 22 iscritti, ma uno deve essere scappato. Cosa avrà visto che gli ho fatto orrore? Forse si era iscritto per errore, aveva cliccato per sbaglio e ho detto chi cacchio è questa? Perché mi sono iscritto? Va bene, io lo so, nel caso quello che si è iscritto, il 22esimo iscritto, se per caso si è disiscritto ma vede il video, riscriviti subito. Ok,
Sto ancora a fare la to-do list, tanto non vedete niente, è inutile, ve la faccio vedere, vi giuro che sto scrivendo. Ok, quindi abbiamo detto le pulizie di casa una stanza al giorno, io poi me ne distribuisco sull'agenda queste cose. Poi l'inglese assolutamente devo mettermi a fare almeno una quindicina di minuti al giorno con l'app Duolingo. Io non vi posso far vedere il mio cellulare perché è quello con cui registro video. Io ho un'app che si chiama Duolingo, e che è molto carina per fare un po' di esercizietti di grammatica, eccetera, dipende dal livello a cui siete, ma si può partire veramente da zero su tante lingue. E poi ho un'altra app che si chiama Lyric qualcosa, ma adesso non mi ricordo cosa, dove ci sono una serie di canzoni in inglese con il testo e dovete scegliere tra varie opzioni la parola giusta da inserire. Vi assicuro che è molto carina, soprattutto se mettete canzoni che non conoscete, dovete proprio con l'ascolto di parole cantate, che sono anche più difficili da comprendere, riuscire a capire quel suono, a quale delle parole che sono lì nelle opzioni possa essere attribuito, è una cosa molto interessante. Avrei anche un libro, cioè un libro di racconti in inglese che parlano di New York, che avevo già provato a iniziare a leggere, ma è veramente difficile per il mio livello di inglese. Provo a darci un'occhiata, però trattandosi di 4 settimane di nulla facenza, io direi che posso anche leggere un libro in italiano, quello so leggere, giuro che ce la posso fare. Quindi ci metto anche lettura. Poi ho dei libri qui a casa comprati e mai letti o mai terminati. Ne scelgo uno, inizio a leggerlo e se vi va ve ne posso pure parlare. Non so neanche adesso che cosa sceglierò, eh. L'unica cosa è che devo scegliere l'orario della giornata in cui leggere, perché purtroppo per il tipo di illuminazione che ho in soggiorno, io la sera sul divano a leggere divento veramente orba, perché ho proprio il libro che mi fa ombra rispetto a dove mi arriva la luce, quindi devo leggere di giorno, altrimenti veramente mi stanco troppo. Quindi abbiamo detto pulizie, inglese, lettura, poi ci mettiamo la cucina nel senso di cucinare dei cibi invece di mangiare cibo pronto, che con la scusa del non c'ho tempo io compro sempre delle schifezze in mani e qui lo dico, qui lo nego, stamattina potrei essermi anche pesata, ma non ne parliamo. No, questo è un argomento da non toccare in questo momento perché di depressione ne abbiamo abbastanza. No, scusate, stavo scherzando, ovviamente io sono cretina e anche grassa perché mangio un sacco di schifezze, ma non mi deprimo per 1 chilo in più o in meno, state tranquilli. Però ce l'ho davvero, 1 chilo in più, ecco, stavo scherzando comunque, però non è, cioè nel senso non mi voglio mettere a fare una vera e propria dieta, ma avendo tanto tempo a disposizione posso mettermi a cucinare cose sane. Ho i legumi da fare, ho il minestrone surgelato, che so che non è esattamente come il minestrone fresco, ma di questi tempi è meglio il minestrone surgelato, così esco meno possibile. Quindi ho una serie di cose che posso mettermi a preparare in maniera da mangiare meglio, perché il discorso non ho tempo, quindi devo mangiare cose al volo. È una scusa che in queste 4 settimane non c'è. Sono fregata. Ma proprio fregata, credete Dio, sono la regina dei quattro salti in padella Findus. La roba che non si può guardare. Ok, quindi abbiamo detto pulizie di casa, inglese, lettura, cucina. Io ci metterei qualcosa, un'attività. Io scrivo attività fisica, nel senso che non posso stare sempre sul divano, cioè è ovvio, faccio le pulizie, ma cioè, questa casa non c'ha 82 stanze, quindi le pulizie, anche se nelle stanze tipo il soggiorno, la cucina, il bagno, se ci voglio impiegare 2 giorni per pulire di fino, poi ho finito, non è che c'ho tanto da fare, sono da sola, non sporco particolarmente, quindi ecco, l'attività fisica che farò con le pulizie non sarà particolarmente intensa. Per cui ci metto attività fisica. Ogni tanto vorrei prendere una boccata d'aria, vi dico sinceramente, vorrei trovare, abito abbastanza vicino a un parco dove di solito vado a camminare,
Vorrei trovare un'ora di metà mattinata in cui non c'è praticamente nessuno e andarmi a fare delle passeggiate, perché non voglio fare come quelli che si accalcolano tutti, si accalcolano, che ho detto, va bene, non voglio fare come chi si accalca nei parchi cittadini per stare tutti bene insieme, esattamente l'opposto di quello che hanno consigliato, però voglio pure uscire di casa ogni tanto perché sennò, ecco, penso che la situazione possa diventare. Ma nei giorni in cui non esco o magari piove o cose del genere, voglio prendere qualche video da YouTube e farmi qualche bella mezz'oretta di attività fisica. Ci sono dei video, se vi interessa, andateli a cercare su YouTube, di una che si chiama Leslie Sansone e fa un programma che si chiama Walk at Home. È un programma per persone in grosso sovrappeso, un po' anziane, cioè è una cosa molto molto basica, ecco, che può fare chiunque. È una camminata sul posto con musichetta e un po' di esercizi. Però vi assicuro che quella quarantina di minuti passano e vi sentite anche, quindi meglio che stare sul divano è di sicuro. Non sarà un'attività, se siete, non so, gente che frequenta palestre ad altri livelli, vi sembrerà una scemenza, però trovate su YouTube anche cose al vostro livello, se siete super sportivi. Basta cercare. Un'altra tipa che mi piace tantissimo è Cassie O, che ha un canale YouTube che si chiama Blog Ilates, praticamente un blog di Pilates. Si è inventata una disciplina che si chiama Pop Pilates, cioè un Pilates un po' più attivo. È cattivissima, fate attenzione, cioè voi vedete una ragazzina carina, mingherlina, tutta "Hi guys!" e dite "Oh, che cucciola!" Poi dopo 3 minuti che state facendo l'esercizio che fa lei sorridendo, voi state morendo, quindi non vi fidate perché è veramente cattiva. Però fa dei video molto carini, vi consiglio di provarne qualcuno perché sono fatti molto bene. Sono anche divisi in zone del corpo, quindi potete decidere oggi faccio. Ci sono dei total body, ma ci sono anche delle altre cose. C'è un mare di allenamenti su YouTube, è inutile che ve li racconti io, probabilmente li conoscete meglio di me. Che altro ci posso mettere in queste attività? Ah, beh, ci posso mettere un po' diciamo, riflessioni. Vogliamo chiamarla crescita personale. Ci sono una serie di canali YouTube, blog, podcast, cose varie sull'argomento che a me divertono e interessano tanto, e quindi posso dedicarmi ogni tanto anche a qualche attività del genere. E poi ci sono i video su YouTube. Vorrei in queste 4 settimane riuscire a capire se trovo un programma che sono in grado di utilizzare per fare montaggi video, eccetera, per non dover fare sempre video in diretta, perché io non facendo tagli, cioè se in questo momento, non so, suonano alla porta o squilla il telefono, io interrompo il video, cioè, forse posso mettere pausa e riprendere dopo poco, però comunque non posso togliere pezzi di video. Cioè, non voglio assolutamente fare video professionali, non ne sono capace, non mi servono a niente. Valuterò, considerando che a febbraio non ho speso nulla, che a marzo non farò shopping, quindi di sicuro non spenderò nulla neanche questo mese, potrei valutare di pagare una. Perché i programmi gratis, tipo il video che avete visto, perché voi l'avete visto, se non l'avete visto, andate a vedere il mio room tour della stanza a New York, però c'è il banner pubblicitario. Qui, in alcuni momenti ce l'ho qua il banner pubblicitario di Filmora, per cui è veramente brutto, insomma, fare questi, cioè utilizzare questi programmi nella versione gratuita significa avere questo banner davanti. A me darebbe fastidio a guardare un video, quindi immagino che dia fastidio anche a voi. Adesso, io ho parlato da quasi 25 minuti, la maschera si è praticamente tutta assorbita perché evidentemente la mia pelle aveva bisogno di idratazione. Vi assicuro che, cioè, sì, è un po', ma non c'ho uno strato di maschera, cioè proprio come se avessi messo da poco una crema. Nulla di più di questo. Voglio fare anche qualche maschera viso in più in questi giorni, magari un paio a settimana, una purificante e una idratante ci stanno, tanto il tempo da perdere ce l'ho, ma non è tempo perso, è tempo speso bene per coccolarsi, ricordiamocelo, d'accordo?
E allora io vi mando un abbraccio, vi chiedo scusa se il mio occupare del tempo libero può essere stato, come dire, fastidioso per chi invece di tempo libero non ce l'ha e sta vivendo magari una situazione più complicata di quella che sto vivendo io, che sono per il momento in perfetta salute da sola e ho solo da occupare il tempo, nessun altro grave problema di vita. E quindi vi auguro che vada tutto bene, che questo periodo finisca al più presto e se volete altri video in cui chiacchieriamo, se volete chiedermi qualunque cosa, chi se ne frega, io parlo del nulla, l'avete capito, quindi voi chiedetemi anche argomenti, non so, di fisica quantistica, io ne parlo senza saperne niente, come volete voi, ecco, se avete bisogno di compagnia c'è qui una che è in grado di parlare 24 ore. Ciao!